Amici del Portate del Verde, oggi andiamo a vedere come poter propagare la Zamioculcas, più conosciuta anche come pianta di Padre Pio, attraverso la foglia. Tempo fa girai un video dove feci vedere come attraverso la foglia si poteva ottenere una giovane piantina. Eccola qua. Lì l'ho fatto direttamente nella terra. Oggi invece andremo a vedere come poterlo fare attraverso l'acqua. Quindi bicchierino d'acqua, si mettono proprio, guardate, due dita d'acqua in un bicchierino. Poi, cosa fondamentale, andare a individuare il materiale buono. Nel taleaggio è fondamentale questo. In questo caso non si va a scegliere una foglia troppo grande come questa o un po' sofferente, vedete che ha la punta gialla, insomma è troppo grossa, né andremo a prendere una foglia appena nata perché è troppo tenera. Una via di mezzo, quindi andiamo a scegliere il materiale giusto. Una volta che abbiamo individuato, adesso io individuo qui, in questa foglia, la mia futura pianta, si prende una forbicetta. Ho disinfettato prima le punte della forbice con una fiamma viva. Basta metterla sul fornello oppure con un accendino, giusto per evitare malattie fungine che possiamo trasmettere alla pianta. E poi andiamo a incidere proprio vicino un colpo netto e si va a prendere la fogliolina. Una volta che noi abbiamo questo buon materiale, basterà metterlo nel nostro bicchierino e attendere che la natura faccia il suo corso. La posizione deve essere in una zona di ombra luminosa, quindi ci deve essere tanta luce, ma mai il sole diretto. E poi lasciamo fare la natura. Una volta che comincerete a vedere che compaiono le radichette, quando saranno lunghe 2-3 cm, potremo andare a procedere al trapianto in terra. Io spero di esservi stato d'aiuto con questo video e fonte di ispirazione. Un bel pollice all'insù se vi è piaciuto, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!